Visto che devo assemblare il mobiletto, ne approfitto anche per fare il foro per la centralina di controllo del WC. Apriamo i rubinetti giusti, riempio la tubazione del bidet WC, recupero Precisetti che sta facendo la copertina per il video di domani sera e prendiamo il furgone e andiamo a caricare i pannelli. Buongiorno dal cantiere. Incominciamo come sempre da dove abbiamo lasciato ieri sera. La doccia. È ora di sistemare sto piatto doccia, ma stamattina mi ci sono seduto qui davanti, ho guardato se era tutto a posto e direi che ci siamo. È ora di procedere con il fissaggio, quindi lo tolgo, fisso le stecche del perimetro, poi due puntini di colla ed è fatto. Lavoro rapido e indolore. Le palline di colla, incolliamo. Tutto pulito, guarnizione pulita. Allez. E anche questo è fatto, un altro tassello, passiamo un altro. Che caldo anche oggi. E ora, come anticipato ieri sera, tocca al mobiletto del bagno, però lo riporto giù, visto che sono da solo, lo preassemblo al banco, altrimenti qui mi si muove tutto quanto, lo incollo e fisso già le L sul banco, poi quando torno su lo devo mettere solo in squadra. Visto che devo assemblare il mobiletto, ne approfitto anche per fare il foro per la centralina di controllo del WC. Dato che ci sono, meglio farla adesso sul banco che dopo montato. Quindi non faccio altro che disegnarla e tagliare. All'inizio avevo pensato di centrarla, poi mi sono reso conto che dalla posizione in cui è situata si aziona con la mano destra, inutile spostarla qua. Poi questo che è profondo 6 cm messo qui davanti e sarebbe proprio verso lo sportello, non mi piace, quindi ho lasciato lo spazio solo per la L d'alluminio e il cablaggio accanto e lo faccio spostato a destra. Sono tutti ragionamenti miei, tanto anche a livello visivo è su una cosa che non si vede, non è che c'ha un impatto estetico che non è centrato sul pannello. Diciamo questo è più funzionale che estetico. Tagliamo. Questa togliamola e la rimontiamo a bordo. Oh.
questo pezzo. Ovunque, adesso lo assembliamo. E ora lo monto lì. Ecco qua. Adesso sto tubo plastica. E anche questo è andato per adesso. Poi quando arriverà il piano si farà gli altri rinforzi qui e verrà tutta collegata la struttura. Ora monta anche questa, dato che ci sono. Una volta fatto. Mettilo dritto. Visto che dentro è caldo, mi metto a fare qualcosa qui in falegnameria e poi il discorso della doccia lo riprendo nelle ore più fresche. Ci ho rimasto a fare le due pareti, lo sportello per il box lavatrice, le chiusure di cassetti, ma aspettiamo che lunedì arrivino i push lock, quindi mi metto a fare questo. Questo è lo sportello per il nostro carico acqua. Devo costruire con la vetroresina un guscio dove da dentro attacco i tubi. Quindi ho preso questi due pezzi di polistirolo, adesso li modello della grandezza giusta e poi anche qui, come avete visto per lo stampo la doccia, vetroresina e via. Partiamo con le misure.
dando il nastro per fare lo stampo. Questo nastro serve per evitare che le sostanze passino sul polistirolo e lo facciano squagliare alle isolanti. Ma sul più bello è finito il nastro, ne mancavano due striscette. Questo è un nastro aluminizzato che non si trova così facilmente, quindi mi tocca sospendere. Fanculo, va. Quindi, come nuovo lavoro, mi sono messo qui, ho passato il cablaggio del bagno, ho collegato tutto. Ora questo lo ripasso dentro e gli do corrente con il booster e vediamo quello che succede. Ho passato il filo, ma si è fatta una certa ora e stasera mi tocca andare via presto. Devo ragionare anche le idee per il materiale da comprare domattina e niente, via. La messa in opera del bagno è rimandata a domattina. Chiudo il cantiere. Ciao ragazzi. Buongiorno dal cantiere. Stamattina mi sono fermato a fare spesa. Ho preso il nastro in alluminio per finire l'opera. Poi i raccordi per il carico acqua, per caduta e per quello a pressione. Come vedete ho optato per un tappo molto semplice e funzionale. Niente plastica, niente chiavi, tanto il cassetto questo è chiuso sotto chiave, queste sono le guarnizioni. Un tappo così, se lo dovessi perdere, si trova in tutte le parti del mondo, ci va anche un tappo di plastica di natanica. Via. Mettiamoci a fare qualcosa. Penso di continuare a fare questo e poi mentre si asciuga, quando do la vetroresina, potrei andare a provare il WC. Sono curioso, ne senti il rumore più che altro, perché noi avevamo già un Tecma sull'altro camper, così con maceratore integrato, e era un pochino rumoroso. Questo mi hanno assicurato che è super silenzioso e so... curioso sotto questo punto di vista. Vabbè, mettiamoci a fare qualcosa intanto. Come sentite c'è il cicalino che suona tutto spiano perché è sabato mattina, c'è un sacco di gente da Stefano. Questo cicalino, che me lo chiedete in tanti, avverte quando entra una persona dall'altro lato dell'officina, in modo che quando uno è di qua a lavorare si accorge che entra qualcuno. E il fatto che suona in continuazione perché si saranno fermati a parlare sotto il rilevatore di presenza. Intanto lo sentite, portate pazienza, ma oh. E ora ricomincia tutta la procedura che avete visto per il piatto doccia, quindi distaccante, jackpot e poi strati di vetroresina. Dopo gli strati del jackpot, con i ritagli del piatto doccia, costruiamo il resto. Sesto ed ultimo strato, il sole sta tramontando, quindi anche oggi la giornata è andata, Ci ho messo più del dovuto per fare sto pezzo, però l'ho voluto fare resistente perché alla fine qui ci sono quei due prese per l'acqua, magari uno ci flette il tubo attaccato carico dell'acqua, può essere pesante, quindi ho fatto extra robusto nel mio stile. Vabbè, ho messo un po' più ma non fa niente, meglio
avevi perso tempo adesso che una riparazione più tardi. Ho finito, finalmente, dopo tutti sti strati. Guardate come ho le mani tutte appiccicate e anche tutto il tavolo. Adesso dopo una pulita, una sistemata. Speriamo che domani si stacca dallo stampo, perché questo lo vedremo solo domattina. E non so neanche che ore sono, fammi allungare. 7:40. Io quasi quasi, questi ultimi 20 minuti, perché a precisetti io ho detto che sarei stato a casa verso le 8:30. Poi fa la prova del bagno e sono curioso. Poi tra l'altro le giornate si stanno accorciando e come vedete sono le 8 e la cellula già è buia. Vabbè, allora io ho già fatto di solito allaccio elettrico volante di fortuna, corrente alla centralina arriva, apriamo i rubinetti giusti, riempro la tubazione del bidet VC e a questo punto apro anche il boiler, così proviamo l'acqua, impianto anche dell'acqua calda. Questo è il carico, questo è lo scarico. Proviamo anche il bidet. Devo dire silenzioso come le aspettative. Non è paragonabile a quello che avevamo su Bic. Quello era un rumore tipo un frullatore, questo manco si sente. Vabbè, detto ciò, stacco tutto, chiudo il cantiere e vado a casa. E ci vediamo domani, anche se è domenica. Buongiorno dal cantiere, sono salito subito a bordo per controllare il bagno. Ieri sera le immagini non erano proprio perfette, però in assenza di luce mi sono dovuto arrangiare e con il telefono e la GoPro reggevo una cosa, reggevo un'altra, le mani erano finite, ci sarà sicuramente qualche ombra, però non potevo fare di meglio. Controlliamo un po' se stamattina il livello nel WC è calato. No, c'è l'acqua, quindi vuol dire che è tutto a posto, la discesa rallentata funziona perfettamente. Qui dietro non c'è una perdita, tutti i raccordi sono asciutti, quindi direi che funziona tutto e ho fatto un buon lavoro. A proposito di lavoro, mettiamoci a fare qualcosa. Il mio, non so neanche come definirlo, gavone per attacchi tubi idrici è asciutto. Ora devo cercare di staccarlo, speriamo bene. Tanto ho recuperato il portellone, adesso devo distaccare questo piano piano. Ma sa che rompo il polistirolo. Con le maniere gentili non ho ottenuto niente, passa le maniere forti. L'apertura sulla parete per far entrare il portello, ne sono ridotta una bestia, fra il caldo e la polvere e il sudore sono tutta appiccicata. Ecco dove ero finito, mi sono ridotta una bestia per fare sto scasso per poter mettere questo cavolo di
sportello per far rifornimento idrico. È stata una faticaccia, un po' perché c'è il sole, un po' perché il posto è stretto, non volevo muovere il camion, che dovrei rimettere a posto un sacco di roba. Vabbè, 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 e anche questa è andata. È arrivata Precisetti, si sente dal rumore dell'aspirapolvere. Che c'è? Io non lo so, arrivo, aspiro, pulisco, faccio, torno dopo una settimana e è tutto da rifare. Segno che ci lavoro. Ho capito, guarda, sto sudando come... E a casa non posso sporcare, e qui sulla cellula qua al lavoro non posso sporcare. No, ma io ti metto questi per non graffiare il pavimento, e perché me li ritrovo tutti arrotolati da una parte? Perché ieri ho fatto le prove lì con la botola per il WC e li avevo tolti, ma non c'è salito nessuno. Poi il pavimento se si graffia. Quasi quasi è meglio quando non vieni. Ma oggi era domenica, è venuta, ci ha portato il pranzo sta brava ragazza, anche il dolcetto. Che donna. Eh già. Non sono apprezzata. Dai, cammina, lavoriamo, basta, il momento romantico è finito, dai. Questo foro è stato fatto preciso, poi allargato leggermente con la lima e poi filettato, così almeno fa tenuta anche questo. Adesso un po' di sigillante. Box finito, è incollato, lo lascio così fermo fino a domattina, recupero Precisetti che sta facendo la copertina per il video di domani sera e prendiamo il furgone e andiamo a caricare i pannelli. Eccoci arrivati a ritirare i pannelli solari. Sì, un altro pezzettino di Armando. Col mitico furgone. Pronta? Sì. Sì, mi ha chiamato per questo, no? Certo, andiamo. Adesso voglio vedere come li carichiamo. Sono talmente in offerta che non c'è manco la scatola. Eh già. 585 watt, 119 euro. Dai, andiamo a caricarli, va. Vai. Thank you.
Oh, dopo questo sforzo precisetti, prima che provino al cantiere passeranno settimane. Mesi. Addirittura. Va bene. Ma hai spompato, guarda. Per così poco. Abbiamo Ma sistemato. Pesano dei quintali. Ma che quintali? Sono 21 kg l'uno. Dai, su. Beh, l'abbiamo appoggiato in questa posizione sicura, fra le ruote e una struttura. Ci staranno per un pezzetto, però andavano presi perché il prezzo era troppo invitante. Detto ciò, chiudiamo il cantiere lì e ritorniamo. Che io... sì, è domenica. È domenica, a parte che è già finita un'altra giornata, che è le 7:30. Io me lo faccio un pochino il sudore prima di rimettermi in sella la moto, sennò mi pia un coccolone. Va bene, ciao ragazzi. Ciao.